La parte diretta dell'interruttore, questa è. Nell'ingresso superiore sinistro abbiamo dato la fase diretta per l'alimentazione dell'orologio. All'ingresso superiore destro inseriamo la fase diretta per l'interruttore. Adesso tagliamo anche questo filo qua a misura con gli altri e andiamo a preparare i fili che poi andranno alla lampadina. Va. Non ti mettere troppo, va. Vabbè. Adesso andiamo a collegare questo filo rosso con la funzionalità di ritorno lampadina e lo andiamo a collegare il ritorno lampadina, si chiama così perché in questo caso noi andiamo ad accendere una lampadina, ma un filo di ritorno è generalmente quel filo che viene messo in corrente sul comando e va ad accendere quando messo in corrente il carico. Quindi è l'ultimo tratto di filo in un circuito, è quello che va poi collegato al carico. In questo caso si chiama ritorno lampadina perché è collegato alla lampadina. Ok, colleghiamo nell'ingresso inferiore destro il ritorno lampadina. E vediamo che il nostro orologio adesso è collegato. Perfetto. Adesso dobbiamo dare il collegamento alla lampadina. Ricordiamo che la lampadina necessita di un ritorno lampadina e di un neutro. Colleghiamo il neutro al nostro portalampada. Ma te lo dico tutto subito, ecco qua, questo qua. Vieni, e questo qua che devi collegare. E questo qua lo andiamo a mettere in parità, a fare con il rosso, che il rosso è il ritorno lampadina. E con il filo giallo verde. Andiamo, diciamo, per una questione concettuale, andiamo a stringere con una faccetta questi tre fili che sono quelli che andranno poi alla lampadina. Quando Carmine andrà a scollegare i fili vecchi dal portalampada, li collegherà e si muove alla lampadina. E noi, nel frattempo, ci occupiamo del resto del circuito. Ok. Adesso quindi noi cosa abbiamo? Abbiamo questa situazione qua. Ci troviamo ad avere due neutri, due fase e un giallo verde da andare a collegare su. Questi qua sono i fili principali della nostra diramazione derivazione di circuito che devono essere collegati alla linea montante. Ricordiamo che la linea montante è la linea principale che proviene dal quadretto elettrico dove sono presenti le protezioni per il nostro impianto. Adesso diciamo, effettuiamo sempre il nostro solito parallelismo concettuale e stabiliamo che la nostra linea montante è praticamente noi paragoniamo il collegamento alla linea montante tramite l'inserimento della spina nella presa dell'impianto della saletta che ci sta ospitando.
Adesso smontiamo tutto, è rimasto montato tutto dalle precedenti lezioni. Andiamo a prendere un nuovo filo nero, un nuovo filo blu per fare le nostre legature, quelle che abbiamo la volta scorsa chiamato legature. Quindi facciamo le legature dei due nervi che abbiamo nella nostra derivazione di circuito con il neutro della montante. Ricordiamo, i due nervi sono uno, quello che serve per l'accensione della lampadina, per l'alimentazione della lampadina. Il neutro è un polo diretto che non viene interrotto negli organismi di comando elettromeccanici. È diretto il neutro in quanto ricordiamo che per normativa i carichi devono essere comandati per interruzione di fase, quindi i neutri vanno sempre diretti, senza essere interrotti. Quindi abbiamo il neutro diretto della lampadina e il neutro diretto che serve per il funzionamento dell'orologio. E lo andiamo a fare legatura con il neutro della montante, ovvero il filo principale che proviene dal quadretto. Quindi questi due neutri vanno a prendere il neutro principale tramite la legatura. La stessa operazione la facciamo per le fasi. Abbiamo il filo di fase, direi il polo di fase diretto per l'alimentazione dell'orologio e il polo di fase diretto per l'interruttore, che poi quando l'orologio chiuderà il suo interruttore, la fase diretta dell'interruttore tramite le lamelle si congiungerà con il filo rosso che è intorno alla lampada e andrà a dare corrente alla lampadina. Sta qua, hai il filo rosso, il filo blu. No, questi qua, dobbiamo collegare questi qua al portalampada. No, questo. Quindi adesso andiamo a fare la legatura della fase. Vedi, il portalampada è il mio, eh? No, questo qua è il mio che ti ho dato, eh. Quello che ti ho dato comunque è il mio. Allora, questo qua è il mio, vedi? E avrei preso il tuo. Usa questo qua, il tuo conservato, mettiti nella borsetta di Taribo. Che conservo? Ok. Quindi abbiamo impostato, diciamo abbiamo, come si dice in genere, abbiamo impostato le nostre legature. E andiamo ora ad esempio.